Però nel frattempo vi faccio passare da Como, perché tutto questo nella magnifica Como, sapete, le grandi ville, George Clooney, anche lì l'emergenza immigrazione peggiora. Guardate che succede. We have no choice. They just told. Non ho scelta, dice questo ragazzo che da ieri si trova nel nuovo campo di accoglienza temporanea di Como. Insieme a lui ci sono altri 90 immigrati, è costato 142.000 euro ed è gestito dalla Croce Rossa. 50 container per 300 posti letto destinati ai migranti che da due mesi sono accampati nel giardino davanti alla stazione ferroviaria di San Giovanni. Un chilometro di strada separa le tende dai nuovi alloggi dotati di bagni, docce, mensa e lavanderia. Tuttavia la maggior parte dei migranti non vuole lasciare l'accampamento di fortuna. Il nuovo campo è comodo e sicuro, ma la paura è che l'identificazione e lo stallo diventino l'anticamera del rimpatrio. Abbiamo visto già troppi campi, vogliamo un'altra vita, raccontano. Vogliono restare vicini ai binari, pronti a saltare sul primo treno per raggiungere la Germania e il Nord Europa. I'm Oromo from Ethiopia. In Italy we don't accept it Oromian case, we'll accept it Eritrean any other country ideas. For that is the big reason why I'm close to this border. Sono per lo più etiopi di etnia Oromo, vittime di una dura repressione del governo di Addis Abeba, o eritrei o somali, ma a Como San Giovanni ci sono anche afghani e siriani. Tra loro c'è chi è partito per Chiasso 11 volte per vedersi puntualmente rimandare indietro. Anche oggi qualcuno ci riproverà a superare quel confine lontano solo 9 chilometri, ma che adesso però appare irraggiungibile. Per dirvi, no, quanto è difficile.